Oltre 1.000 bambini al padiglione di Lanciano Fiera per la cerimonia di premiazione del concorso C'era una volta l'acqua, promosso dalla SASI con l'obiettivo di sensibilizzare all'uso corretto di un bene prezioso. Gianfranco Basterebbe, presidente di SASI, questo appuntamento con i bambini sta diventando ormai un appuntamento atteso e graditamente fisso. Sì, quest'anno veramente ha sorpreso anche noi per l'imponenza e la partecipazione. Pensare che 2.700 ragazzi di 200 classi diversi, sparsi per tutto il territorio che noi conosciamo bene per la sua frantumazione, per i piccoli centri, è veramente una gioia arrivare al giorno dell'inaugurazione. Colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi e i loro insegnanti che stanno trasmettendo questo senso civico così importante e veramente nell'esaminare qualche scritto o qualche disegno veramente da apprezzare, cioè bambini di 6-7 anni come riescono a rappresentare con uno schizzetto l'importanza di quest'acqua. Dobbiamo dire che è bellissimo vedere questo padiglione pieno di bambini in festa. Manuela Carlucci, proprio lei ha ideato questo concorso. Sì, questo concorso è nato 3 anni fa, siamo alla 3ª edizione. L'idea è stata quella di cominciare ad avvalorare SASI come un soggetto attivo sul territorio che faccia divulgazione ambientale e formazione. E quindi abbiamo pensato di cominciare a coinvolgere i ragazzi più piccoli, perché tramite loro riusciamo a veicolare il nostro messaggio alle famiglie. La SASI è una società pubblica, quindi è doveroso per noi pensare ad una responsabilità sociale della nostra impresa, in tutti i connotati della responsabilità sociale, sia ambientale, sia sociale, quindi come tutela dei nostri lavoratori, sia nel senso economico, nelle scelte che facciamo quotidianamente, negli investimenti, nella scelta dei fornitori. Quindi abbiamo avuto l'idea di ideare appunto questo concorso, siamo partiti il primo anno, eravamo ancora in fase di emergenza pandemica, quindi con dimensioni un po' ridotte e man mano è stato un crescendo e una crescita numerica e qualitativa. Quest'anno abbiamo coinvolto anche le associazioni ambientaliste con le quali abbiamo stretto una collaborazione proficua e abbiamo sviluppato una sinergia. Io spero che questo rapporto possa continuare. Per la sezione disegno al primo posto si è classificata la 3ª C della scuola primaria Eroi Ottobrini di Lanciano del comprensivo Bario Bosco. Per la sezione racconti a vincere è stata la 5ª A della scuola primaria di Vasto del comprensivo Spataro Paolucci. Per la sezione video si è classificata prima la 1ª A della scuola secondaria di primo grado di Lanciano, Fattoria di Città. Per la sezione foto, primo posto per la 2ª D della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo Umberto I di Lanciano.